1-0 tra Cantera e Maltesers, punteggio vedi avanti la squadra di Sergio Perrella quando si è appena perso un pallone, viene restituito dal campo a fianco con un colpo di tacco dell'arbitro Savoia. C'è una rimessa laterale in zona d'attacco per la Cantera, Perrella la gioca bene vicino, poi allontana la difesa dei Maltesers, un tiro altissimo, quello della punta della Cantera. C'è il rinvio, sportiere dei Maltesers che sono sotto, ricordiamo, di 3 reti, lungo, buono qui il Corvino in testa, poi Raffaele Cantiero la mette bene giù, subisce forse un fallo, però può andare al tiro, De Panicis non ha problemi, presa bassa, va poi al rinvio. Rinvio troppo lungo che si spegne sul fondo, seguiamo il rinvio da parte dei Maltesers. 3 contro 2 con Federico che guadagna una rimessa laterale, il rientro qui del numero 5 maglia gialla, quest'oggi l'assenza di Quaratino che ormai è partito per le vacanze. Molea avanza fermato in fallo laterale, la rimessa in gioco sul secondo palo, Molea lascia andare, poi c'è Perrella, la può rimettere dentro, ora Perrella prova un numero, gli riesce con un po' di fortuna, poi la mette dentro, Molea è murato da 3 uomini, il tiro rimpallato, nessun problema per il portiere che è già andato a rinvio. Perrella di testa, poi Molea guida, viene saltato però, ancora Molea, la mette bene, liscio qui dell'attaccante che guadagna soltanto una rimessa laterale. Andiamo, uno, andiamo indietro. Molea braccato, viene fermato alla fine, poi la difesa è maglia gialla, riesce ad allontanare, palla però ancora adesso per la Cantera. Molea va via in dribbling, poi calcio di destro, un rimpallo, poi la scivolata che non è ammessa, dunque c'è il fallo. Calcio di punizione per i Maltesers, seguiamo l'ultima azione prima di chiudere il collegamento. Lungo rinvio, c'è Perrella di testa, un assedio quello della Cantera che non si accontenta del triplice vantaggio. Il passaggio qui è sbagliato, chiudiamo qui dunque il nostro collegamento. Allora la Cantera, altra vittoria contro i Maltesers, il migliore in campo però è Marco De Panicis, ci sono tutti, arriva anche Perrella. Marco, un commento a caldo. È stata una partita molto semplice, grande colpo che a me, grande colpo da competere con noi. No, senti, state scalando man mano la classifica, questo primo posto potrebbe essere la portata. Sì, per oggi contro i Power Ranger può essere. Vabbè, ma tanto ci vediamo in finale per vincere la russa, la partita combattiva. Già non sarà combattiva. Va bene, buona gufata allora. Ciao.